Jaco Muzzi e con loro campionessa italiana di maratona Giovanna Epis. E allora è tutto pronto per la partenza della prova femminile Promesse e Junior. Sono 36 le atleti in gara per la categoria Promesse e Senior e sono 7 quelle per la categoria Junior, che poi naturalmente avrà una premiazione a parte, poi ci sarà la premiazione anche della migliore atleta azzurra. Gara prevista su 3 giri, all'incirca 6.200 metri, in una giornata da primaverile, un po' in contrasto con le abitudini del cross. Perché poi lei può fare anche le gare. Prima fila Cebet, Celangan, Gemeciu, poi la promettentissima Giovanna Selva, Rebecca Lonedo, c'è anche la campionessa italiana di maratona Giovanna Epis, ed eccoci pronto il via. Ed eccoci partiti, partite meglio, le ragazze che si avventurano nei 3 giri in questo percorso che, lo ricordiamo, contrariamente al solito non vede l'avvio al campo sportivo, ma direttamente nella zona del ballo accanto ai mulini, ed è la Gimichu che si porta al comando con la campionessa mondiale junior Beatrice Cebet, più esterna la Tariku, a sua volta vice campionessa mondiale junior Etiopia, Kenya, c'è anche Ruanda, c'è Burundi. Le ragazze che hanno già setacciato il gruppo sin dai primi metri di gara con la Gimichu seguita dalla Tariku, e poi ci sono Cebet e Celangat a completare il quartetto che si è già isolato al comando. E adesso ci si avventura per i prati. Ragazzi, magari insieme riusciamo anche con le scuole a rimarcare questi valori che spesso sfuggono. Primi 2 minuti di gara. Ringraziamo Daniela Rossi, sindaco di San Vittore Lona, insomma, per l'impegno che ci mette, e siamo a disposizione quando vorrà venirci a trovare volentieri il microfono. Con è sempre aperto. Grazie. Grazie a Marco, grazie Laura, grazie Fabrizio, grazie a Radio Punto per la collaborazione e la presenza. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.
Tra poco ritroveremo le atlete. Aspettiamo di vedere i primi passaggi. Stanno avvicinando al primo chilometro di gara dei 6.2 previsti con Cevangat e Cebet. Dove ci sono alternate al comando, ci riprendiamo nel momento in cui seguite dalla calda da darvi. Grazie. Chiedinciu. Ciao. Mentre apri in deve chiudere il microfono quando si fa l'intervista. Quarta posizione. Segue la Tariku. Direi ritmi altissimi per questo primo chilometro con le quattro ragazze che si avviano nella parte pallonata. Sembra voler riprendere il comando la Gemeciu, però pare leggermente in staccata la Tariku. Kenya, Etiopia. Segue poi Francine Nyomukundi per il Burundi. Bene anche Rebecca Lonedo, atleta dell'Atletica Vicentina. E stiamo già arrivando nella zona dei mulini con il primo dei tre passaggi al Mulino Meraviglia. Mukanganda si precede la prima delle italiane, che è Rebecca Lonedo. Passa anche Giovanna Epis più attardate, qui il primo passaggio dei mulini con Celangat e Cebet, che hanno leggermente allungato sulla Gemeciu e sulla Tariku. Adesso affrontano il passaggio nel secondo mulino, quindi si porteranno nuovamente sul traguardo. Eccole ormai all'uscita del mulino, sempre con Celangat e Cebet, che adesso sembrano voler allungare davanti alla Gemeciu e alla Tariku. Qui passano nel mulino altre ragazze. Amore, dottore. Eccole qua. Curva piuttosto secca. E qui. Eccole qua. In 6 minuti e 46 passano le prime quattro. Poi passa anche Rebecca Lonedo, che è la prima delle azzurre. La italiana. Poi c'è la Selva, poi c'è Nicole Reina. Che sta seguendo Adeline Musabi-Zezu. E qui un gruppetto in cui c'è anche la campionessa italiana di maratona, Giovanna Epis. Quindi tutte le altre ragazze a completare il primo giro, siamo praticamente a un terzo di gara, con la situazione davanti che non cambia, sempre Sheila Celangat a guidare il gruppo davanti a Beatrice Cebet. Passaggio in 6.45, gara che dovrebbe chiudersi con un tempo inferiore ai 20 minuti. Alle spalle della prima 4 ci sono Francine Nyomukundi,
Clementine Mukandanga e quindi Rebecca Lonedo, leggermente più staccata dalle due avversarie. Qui intanto cambia qualcosa con la Tariku che si stacca leggermente dalle prime tre con la Celangat che prosegue sempre di grande lena. Sono rimasti in tre. Sheila Celangat, Beatrice Cebet e Tehai Ghevichu. Prendi la prima italiana. Due ragazze del 98, la Cisuna Cebet e del 2000. Mentre Arimito Tariku ha ceduto anche piuttosto lentamente. Quando siamo all'incirca alla metà del secondo giro, quindi sostanzialmente siamo a metà della gara. La domenica c'è un porcaio di gente in giro. Sì. Oggi mi sembra che sia quasi di meno. Sempre le due atlete keniane, soprattutto la Celangat, che è praticamente in testa fin dai primissimi metri, prova ad allungare ulteriormente in questi avvallamenti. Tariku adesso ha perso di circa 3 secondi rispetto alle prime. Potrebbe andare in macchina un gattino per decidere. Corsa molto elegante di Sheila Celangat, che adesso viene affiancata da Beatrice Cebet. Risale anche la Ghevichu prepotentemente per andare quasi ad affiancare la Celangat. Ora più netto il divario sulla Tariku. Adesso Ghevichu nettamente davanti alla Cebet, mentre all'improvviso si è staccata la Celangat e adesso la Celangat si trova in ritardo rispetto alle altre due ragazze, ex compagne di fuga nel terzetto iniziale. Secondo passaggio all'interno del Volume Meraviglia con Tehai Ghevichu e Beatrice Cebet davanti, più staccata la Celangat, attenzione qui qualche problema nell'uscita del mulino. Adesso attendiamo il passaggio anche della Tariku, ecco qui il... Ed ecco che anche le ragazze all'inseguimento stanno per entrare nel Volume Meraviglia, mentre davanti Ghevichu e Cebet sembrano aver ulteriormente guadagnato sulla Celangat, che dopo aver fatto selezione adesso accusa un passaggio a vuoto. Quarta posizione, c'è sempre Arimito Tariku. E adesso la tradizione, Etiopia contro Kenya, Ghevichu contro Cebet. Passa adesso la Cebet al comando, quando stiamo per transitare al secondo giro. Hanno un tempo inferiore ai 13 minuti. Cebet e Ghevichu quando comincia l'ultimo giro, poi Celangat, più staccata la Tariku. Vediamo anche di vedere chi è al comando per quanto riguarda le atlete italiane.
riesco a fare video, Non riesco a fare video. Ho scavato un notevolissimo solco. Ed ecco Musa Beghisu e Mio Munguzi. Sempre seguite dall'ottima Rebecca Lonedo, che è la prima delle azzurre, tra l'altro non è neanche distante dalle due avversarie. Ecco il passaggio di Rebecca Lonedo in 13:43, anche per lei comincia l'ultimo giro. L'italiana 13 quasi sono Musa Beghisu e Seghenia, e quindi Giovanna Stelfa seconda dell'azzurra, seguita da Nicole Reina che è la terza invece delle atleti italiane. E qui altro atleta, Martone Gaggi con Oggioni, quindi Arnaudo, la Nicolò Maiori. Poi c'è la Gloria Barale. E quindi passano tutte le altre, quando oramai siamo nella fase decisiva della gara con Sebette e Genesu, che sono oramai isolate al comando, sembrano aver avuto partita vinta le due sulla Selangat. Adesso la Cebetta al comando, 15 minuti e 30 secondi di gara, quindi all'incirca ancora 3 minuti e piccioli. Sempre Cebetta. Poi Genesu sembra allungare la campionessa mondiale junior, non si stacca però Rehaia Genesu, e anzi adesso è la Genesu che sembra attaccare, quando stiamo arrivando nella zona dell'ultimo passaggio ai Luini. E adesso la risposta della Sebetta, ovviamente qui la notte per entrare per prima all'interno dell'Unione Maraviglia, mentre oramai è irrimediabilmente staccata la Selangat, che ha perso moltissimo terreno rispetto al precedente riferimento. Beatrice Cebet e Sebai Genesu, Kenya e Etiopia, Salah Sandir. Ecco la Selangat, che oramai ha un ritardo valutabile in 15 secondi. E adesso il passaggio per l'ultima volta per le ragazze nel mulino con la Cebet che prova ad allungare. Cebet Genesu, probabilmente una rivolata per questa prova. Siamo a 18 minuti di gara, poco più di un minuto alla conclusione, passata anche la Selangat nel mulino Meraviglia, poi dovrebbe esserci la Tariku.
e adesso andiamo ad attendere le due atlete sul traguardo per un probabile arrivo in volata. Attenzione Gemesu, l'allungo della Gemesu praticamente è adesso su ora con qualche problema all'ultima curva con la Gemesu che però si presenta in testa sul rettilineo finale. E la Gemesu si conferma regina della 5 Mulini che vende in 18.52. Seconda è Beatrice Celeste. E attendiamo adesso che il terzo posto di Volpetto in linea Ceramia. Complimenti a Stefani e a Gemesu. Ecco la Shiro Cedac che mi ha condotto per la prima parte di gara, salva comunque il rapporto sul podio in appena gara. La quarta è Alevito Carino, Etiopia, Kenya, Kenya, Etiopia. E adesso aspettiamo anche la prima delle azzurre che al precedente passaggio era Rebecca Romeno. Al quinto posto al sesto posto si piazza la Mukandanga e adesso c'è uno sprint con la Sigenia che vince sulla Musa Bigliesu. Ed ecco qui Rebecca Lonedo che va a vincere idealmente la prova tra le azzurre. Grazie al cielo per l'atleta che va a precedere la Giovanna Selva, bella gara anche dell'atleta della Sport Project per Bagno Sudo Osso, la Rebecca Lonedo della Atletica Vicentina. Poi arriva Nicole Reina che va a completare il ragazzi, di qua, di qua. Per quanto riguarda le azzurre adesso arriva la Gaggi, la Moretton. E allora, le prime tre classificate con Stefania Gemesu che si conferma regina qui della 5 Mulini davanti a Beatrice Cebetta e a Shira Celangat, Etiopia, Kenya, Kenya. Per quanto riguarda le azzurre, la miglior piazzata è stata Rebecca Lonedo davanti a Giovanna Selva e a Nicole Reina. L'ho intravisto un po' di volte ma eri sempre ciappata. No, Rebecca! Di qua, di qua, di qua, di qua. Allora, devo dire che ci ho messo un attimino a metterti a fuoco. Per sistemare. Allora, Rebecca. Grazie. E allora, tra poco il la premiazione con il nostro maestro di cerimonie, Luca Zaffaroni, che ci illustrerà pregi e virtù delle vincitrici. Sì, Nicola, siamo qui alle premiazioni, stiamo solamente aspettando un attimo perché Sheila Celangat ha avuto qualche problemino, per cui attendiamo solamente un secondo. Vieni Rebecca, vieni anche tu.
un secondo solo e poi passiamo alle premiazioni quando è ok. Dobbiamo un secondo sospendere le premiazioni, Nick, perché Sheila Langat ha qualche piccolo problemino, per cui attendiamo un secondo per le premiazioni della gara senior femminile. Intanto chiedo ai ragazzi dell'organizzazione se possono le tre junior, per cui nel frattempo recupero la classifica junior, vediamo se riusciamo a fare la premiazione junior femminile prima della senior, visto che Sheila Langat in questo momento non è in condizioni di salire sul podio. Recupero la classifica junior e poi proviamo ad andare alla premiazione junior. Io intanto ricordo che abbiamo svolto la quarta delle cinque prove previste oggi. Dalle 13.20 partirà la prova senior maschile, con cui andremo a chiudere il programma di gare. E qui saranno invece cinque i giri che gli atleti dovranno percorrere in questa 89esima 5 mulini. Ancora qualche istante, stiamo recuperando la classifica delle prime tre junior femminile. Intanto, siccome manca un quarto d'ora all'inizio della gara senior, chiamiamo gli atleti alla call room. Nicola, atleti della gara senior alla call room. Adesso vediamo come riusciamo a giostrarci fra la partenza del maschile e le premiazioni delle donne. Chiaramente in primis è l'incolumità delle ragazze, aspettiamo che Sheila Langat stia meglio. Nel frattempo allora abbiamo la classifica delle junior, vediamo se nel frattempo possiamo passare alla premiazione delle junior, intanto che Sheila Langat si riprende. Sì, sì. Grazie. Andiamo con le junior, Ok, passiamo alla premiazione della gara junior, quindi chiamo sul podio Chiara Belfico, Ilaria Bruno e Katia Pattis. Un secondo solo, che le ragazze erano pronte, dell'organizzazione erano pronte per la gara senior, purtroppo il piccolo inconveniente a Sheila Langat ci fa modificare le premiazioni. Eccoci, benissimo, ragazzi, gentilmente se potete salire sul palco, grazie. Quindi Chiara da questa parte, nel centro abbiamo Katia e Ilaria, benissimo. Allora, passiamo alla premiazione della gara junior femminile,
Terza abbiamo in rappresentanza dell'atletica ARCS CUS Perugia, Chiara Bellafico. Chiara riceve la Coppa del Comune di San Vittorio Lona in ricordo di Domenico Pecchio. Seconda per l'atletica Bruniera Friul Intagli abbiamo Ilaria Bruno. Ilaria riceve la Coppa del Comune di San Vittorio Lona in ricordo di Carmine Battimiello. Giustamente si mette la propria medaglia. E vincitrice della gara junior femminile per la SD Sud Tirol Team Club, Katia Pattis. Brava Katia! Katia riceve la Coppa Confindustria Alto Milanese, chiaramente medaglia d'oro in zainetto e gadget dei nostri sponsor. Ok. Ok. Tiratela su la coppa. Perfetto, bellissime le ragazze. Aspettiamo che le due ragazze senior ritornino e premiamo anche la gara senior femminile. Faremo salire Rebecca Lunedo sul terzo gradino del podio e poi giustamente a Shayna Shelangat restituiremo la coppa che è di sua competenza. Dove eri prima? Perché sono dentro, io la devo tenere a caso e mettiamo lì all'ultimo. Ci sale la prima delle nostre italiane. Chiedo gentilmente alle ragazze dell'organizzazione se possono ritornare con Teai Ghemeciu e Beatrice Cebet. Teai Ghemeciu e Beatrice Cebet per il podio. Teai Ghemeciu e Beatrice Cebet per il podio. La portate via con la barella una, quindi premiano la terza, la prima italiana. Beatrice, Beatrice Chebet per il podio, grazie. Stanno arrivando le ragazze, scusateci, ci siamo dovuti inventare un cambio di premiazione. Come vedete abbiamo visto uscire l'ambulanza, quindi Shayna Shelangat non potrà prendere parte alla premiazione. Useremo Rebecca, che era già prevista come prima italiana, la faremo salire sul terzo gradino del podio. Scusate, mi devo mettere in asse, perdonatemi, devo stare dritto. Un attimo. Si raggi un po' l'asse anche in questo qua. Sì, però io sono sempre decentrata. Eccoci qua, siamo praticamente pronti per la premiazione della gara senior. Mi dicono dall'infermeria, come vi dicevo, che Shayna Shelangat non potrà far parte. Farei salire Rebecca dietro al gradino numero 3, da quella parte Rebecca. Scusa. Mi tolgo, scusate.
Beatrice, avanti, avanti, prego, 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 dietro al podio, grazie. Beatrice, please, behind the number two, and the Gemation behind number one. Allora, eccoci qua. Idealmente, non la vedete, ma idealmente sul terzo gradino del podio, in rappresentanza del Kenya c'è. Sheila, c'è ragazzi, però facciamo salire. E la ringraziamo per la disponibilità, come prima italiana classificata, Rebecca Lunedo, brava Rebecca, ci sarà la sua coppa come prima classificata italiana. Ricordo che la coppa che recupererà invece Sheila Shenagat è il ricordo di Giancarlo Morelli. Seconda per il Kenya, Beatrice Chebet. Brava Beatrice, riceve la coppa in memoria di Carlo Stampino e Rosanna Mariuccia, Rosanna Mariuccia, scusate. E prima doppietta qui nei cross lombardi dall'Etiopia, Seai Gemeshu. E Seai Gemeshu riceve la coppa del consorzio Fiume Olona. Chiedo gentilmente al presidente del consorzio per la foto, se può anche lui salire sul podio e accostarsi sempre un metro di distanza dalle ragazze. Anche lì da parte va benissimo. Grazie al presidente del consorzio Fiume Olona. Eccolo qua il podio. Chiaramente faremo avere la coppa anche a Sheila Shelangat. Grazie mille a tutti e adesso, signore e signori, il clou della giornata, l'89esima edizione della Cintumuli maschile. Quindi dove la fai la partenza? Andiamo a raccontare chi sono i protagonisti di questa gara. Ci va dai due giri mulini, due ne fai. Anche tre poi. Vabbè sì, è vero. Sono cinque giri stavolta.